Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie B? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra blu celeste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e lcnsport.it. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Buongiorno a tutti amici di LCN Warm Up e bentornati qui nel nostro studio. Non sono passate nemmeno 48 ore di fatto dall'ultima volta che ci siamo visti qui, perché l'ultima partita della Calcio Lecco è stata solo sabato pomeriggio, quindi eravamo qui per after match nel tardo pomeriggio. Eppure siamo qui di nuovo perché domani Lecco tornerà in campo, non per un vero e proprio turno infrasettimanale, ma per il recupero di quella che sarebbe stata la prima giornata di campionato. Quindi domani alle 18:30 il Lecco sarà in campo all'Arena Garibaldi di Pisa per sfidare i blucelesti padroni di casa e provare finalmente a trovare la prima vittoria in campionato. Lo ripetiamo già stiamo ripetendo ormai da settimane, è una vittoria che al Lecco manca ancora e un Lecco che è reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro l'Ascoli. Quindi domani sarà importante provare a fare punti, perché poi adesso si comincia davvero a fare sul serio dopo questo turno infrasettimanale, che in realtà appunto è una partita un po' speciale perché si tratta di un recupero, non di un vero e proprio turno infrasettimanale. Il Lecco sarà atteso sul campo del Palermo, quindi per una sfida molto complicata, quindi è un periodo davvero intenso in cui bisogna davvero cominciare a fare punti. Quindi anche se sono passate praticamente meno di 48 ore, quest'oggi mister Bonazzoli è tornato a parlare in conferenza stampa e naturalmente non poteva che soffermarsi su quello che è successo sabato pomeriggio a Riga Monticeppi. È tornato un po' su quelli che sono stati gli errori della squadra, ma anche sulle cose positive. Secondo lui la partita con l'Ascoli, nonostante tutto, ha lasciato anche delle sensazioni positive, delle cose buone, degli aspetti positivi da cui ripartire, da riproporre domani sul campo del Pisa. A partire anche dal modulo, dallo stesso modulo. Sapete che sabato contro l'Ascoli per la prima volta in stagione Lecco è sceso in campo dall'inizio con un 4-3-3, si può dire, e non si esclude appunto l'idea di riproporlo anche domani con magari la variante del 4-4-2, comunque in un modo che magari possa anche garantire un pochino più di copertura, quindi per evitare poi di incappare anche in problemi a livello difensivo. Il mister poi ha parlato anche della situazione degli indisponibili. Come sapete il Lecco nelle ultime partite ha dovuto fare a meno di diversi elementi, alcuni sono già rientrati, altri no. Uno di questi è il portiere Melgrati, che oggi è ritornato, oggi comunque anche ieri probabilmente è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi con tutta probabilità sarà ruolabile. Poi sarà da vedere se effettivamente sarà lui a scendere in campo o se piuttosto continuerà a lasciare spazio a Saracco. E la stessa cosa si può dire di Battistini, che ormai è tornato disponibile dopo i problemi, una sorta di sindrome influenzale che ha accusato proprio prima del match contro l'Ascoli, che ora invece è tornato a disposizione, quindi una buona notizia, perché sapete che Battistini è molto importante per la difesa blu-celeste. Mentre non sarà a disposizione nemmeno domani, salvo i cambiamenti dell'ultima ora, Marrone, che è ancora alle prese con un problema muscolare, e con tutta probabilità sarà lui quindi a rimanere a casa, anche perché, come ha sottolineato Bonazzoli, la rosa del Lecco comunque è molto ampia e a ogni partita di fatto è scontato che qualche giocatore debba rimanere a casa, quindi in questo caso toccherà probabilmente a Marrone. Quindi tanti temi anche oggi su cui si è soffermato il mister, che ha toccato anche ad esempio l'argomento dei rigoristi. Sapete che è un tema un po' caldo in questi periodi, perché Lecco in stagione ha già avuto 3 rigori e purtroppo li ha sbagliati tutti e 3, ebbene sì. Quindi un tema su cui si sta discutendo molto, anche se il mister si è limitato a dire che i rigori li tira un po' chi se lo sente al momento, nel momento in cui vengono concessi, anche perché non sempre capita di avere dei rigori a favore ovviamente.
E a questo proposito poi il mister si è soffermato in generale anche sulla situazione degli attaccanti. Sapete che il Lecco è in un periodo davvero poco prolifico a livello di gol, a livello offensivo, manca cinismo, manca quella cattiveria necessaria a fare gol. E Bonazzoli è stato un attaccante in carriera, ha giocato per molte squadre anche in Serie B, comunque in diverse categorie, e ha segnato anche molti gol, quindi un problema quello della scarsa prolificità del Lecco, che naturalmente sarà stato lui comunque e continuerà ad essere lui ad affrontare in prima persona. Il mister ha parlato di Novakovic, del fatto che lo ritiene un giocatore comunque importante per il Lecco, nonostante finora appunto non abbia dimostrato un grande rendimento a livello appunto di gol, ma è un giocatore appunto in cui il Lecco crede molto, su cui punta molto, e di lui come degli altri attaccanti in generale del reparto ha parlato il mister in conferenza, soffermandosi su alcuni aspetti importanti anche in vista appunto della partita di domani. Vi facciamo sentire adesso un estratto della conferenza del mister, proprio per farvi capire in che modo ha lavorato comunque sulla testa degli attaccanti e in che modo pensa di accompagnarli alla partita di domani. Io ho parlato ieri di questa situazione, che comunque anch'io ho giocato in tantissime squadre dove l'obiettivo principale è la salvezza, e quindi giocando in squadra dove non arrivo tanti cross, secondo me il Maica sono arrivati anche i pallori, certo. Però non riesci ad andare a concludere, a finalizzare e ti esterdisci magari anche per dire voglio far gol, invece secondo me tante, in questo periodo dove non riesci ad andare a concludere, devi cercare anche di giocare per la squadra, perché un assist secondo me, due assist e il mio compagno fa gol, per me vale come un gol, cioè alla fine vincere non è che se Novakovic segna ma perdiamo 3-1, 4, cioè insomma è quello il senso, ho cercato di dargli questa sensazione, far passare questa mia idea, no? Certo. Da ex attaccante, se vince, il problema è che vince la squadra, poi se faccio un assist o mi sbatto per il mio compagno, ma il mio compagno poi va a fare due gol, io sono contento che diciamo, sono contento allo stesso modo, no? Comunque, succo, sacrificio per la squadra, seguire quello che vi diciamo, sicuramente sarà una partita di sacrificio, perché poi loro sono una squadra che palleggia, ti fa correre molto, non danno punti di riferimento, quindi loro, perché comunque è una squadra che attacca molto, è una squadra che difende molto il Pisa. Beh, questo non si sente a star dire sul gol per forza, perché va ancora a battere contro il muro, cioè. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Bene, avete sentito le parole del mister su questo tema, quindi gli attaccanti del Lecco non devono più intestardirsi nella ricerca del gol e devono avere soprattutto fiducia nei loro mezzi, quindi essere forti anche a livello mentale per uscire finalmente da questa situazione, così come deve avere fiducia in se stesso anche Lemmens, giocatore che, come ricorderete, è stato autore del grave errore che ha condannato il Lecco a subire il primo gol contro l'Ascoli, da cui poi diciamo è iniziata un po' la fase più difficile per il Lecco della partita, che poi non è stato più possibile recuperare, quindi appunto bisogna resettare, dimenticare un po' quello che è successo e lasciarsi scivolare addosso un po' questi episodi negativi e provare a ripartire. Anche perché, come vi dicevo inizialmente, domani il Lecco giocherà sul campo del Pisa, quindi all'Arena Garibaldi, uno stadio importante, uno stadio con una storia che ha messo già in difficoltà diverse compagini in questo inizio di stagione di Serie B. Il Lecco ha già incontrato il Pisa in diverse occasioni, sono 15 in totale i precedenti tra le due squadre, che si sono incontrate, si può dire, in più momenti delle rispettive storie, perché il primo
incontro risale addirittura all'anno 1927-28, quindi quello era un match di prima divisione, mentre l'ultimo incontro tra le due squadre risale invece al 2001-2002, in Serie C1, quindi in tempi molto molto più recenti. Il bilancio parla di 4 vittorie per il Lecco, 5 pareggi e 6 sconfitte appunto per il Lecco, che ha segnato in questi scontri 10 gol in totale, di cui però solo 2 in casa del Pisa, 11 invece le reti a favore dei toscani. I precedenti, dicevo, sono 15 in totale, perché nel computo si inserisce anche una sfida di Coppa Italia, quindi diverse anche le competizioni appunto che hanno visto affrontarsi le due squadre, che domani invece si affronteranno appunto per il campionato di Serie B. Il Pisa è reduce da un inizio di campionato diciamo tutto sommato positivo, ma forse neanche troppo rispetto alle aspettative che aveva all'inizio della stagione la squadra di Alberto Aquilani, perché al momento la squadra è al tredicesimo posto in classifica a pari merito con l'Ascoli, con 12 punti conquistati, chiaramente con al netto della gara che dovrà recuperare domani. E a questo proposito anche mister Alberto Aquilani appunto ha parlato in conferenza stampa. Vi riportiamo adesso qualche estratto da Pisa News, quindi un quotidiano un po' come l'Ecco Channel, insomma, che vi racconta giorno dopo giorno le notizie relative alla squadra calcistica della città. Appunto mister Alberto Aquilani si è soffermato su quella che sarà la partita di domani, dicendo che è un'opportunità per confermare la crescita dimostrata anche sabato, quando il Pisa ha battuto il Cittadella per 2-1, quindi la squadra dovrà essere concentrata per non ritenere la gara facile, perché il Lecco, a dispetto della classifica, dice Aquilani, è una buona squadra. Poi appunto il mister prosegue dicendo che non sono in grado di esprimermi sul loro modulo di gioco, avendo cambiato allenatore da una settimana, anche se confermo l'impressione che è una squadra che cerca sempre di giocare un calcio propositivo. Quindi un buon commento da parte di mister Aquilani sulla squadra blu celeste, che invece appunto ha solo un punto purtroppo in classifica in questo momento e ha bisogno di fare punti. Il Pisa è a sua volta alle prese con alcune defezioni, ma allo stesso tempo può contare su giocatori di grandissima esperienza come Veloso, che comincia ad avere comunque una certa età, insomma, ma ha grandissima esperienza anche in Serie A. Poi ha gente come Valor, Torregrossa e Steves, quindi gente che la Serie B la conosce bene, che l'ha già giocata, che ha un ottimo bagaglio di esperienze e comunque tanta qualità da mettere in campo. Quindi, come vi dicevo, la sfida di domani sarà impegnativa, come lo sarà poi quella successiva con il Palermo, che sarà poi valida per l'11ª giornata di campionato. Quindi il Lecco è atteso veramente da una serie di partite impegnative. Dopo Palermo ci sarà un'altra trasferta, quella di Reggio Emilia, quindi domani sarà davvero importante provare a fare gol e a vincere, o comunque a strappare almeno un pareggio. Ormai di questi tempi, diciamo, ci si può accontentare anche di un punto per muovere la classifica. Non possiamo permetterci di lamentarci, insomma, se dovesse arrivare anche solo un punto, però davvero è importante provare a cambiare un po' la rotta, a dimostrare che il Lecco non è qui per caso. Quindi oggi, come vi dicevo, eravamo qui solo 2 giorni fa, quindi oggi è una puntata magari un pochino più breve, ma era doveroso comunque aggiornarvi sulle ultime notizie da casa Calcio Lecco in vista della partita di domani. Poi questa sera torneremo qui in studio con il Blu e il Celeste, la trasmissione che ormai conoscete molto bene, mentre domani vi racconteremo il match con inizio alle 18:30 qui da LCN Stadio, e poi naturalmente saremo con voi ancora con LCN After Match per tutte le analisi e commenti a caldo della partita, che vi racconteremo anche grazie ai nostri inviati, al nostro inviato Matteo Bonacina sul campo dell'Arena Garibaldi. Quindi state con noi, seguiteci, non perdetevi i nostri aggiornamenti, e forza Lecco sempre, ovviamente. Ciao a tutti.